Liberarsi dell'obesità è l'obiettivo di un nuovo progetto della Regione Puglia, fortemente preoccupata per un fenomeno, quello del sovrappeso e dell'obesità stessa, che fa della Puglia la terza regione in Italia con cifre davvero preoccupanti. 1.400.000 pugliesi in sovrappeso, 440.000 soggetti obesi. Il progetto stesso ha un centro di riferimento, è quello dell'ospedale Sarcone di Terlizzi, dove opera una equipe chirurgica, quella del professor Franco Puglisi. Professor Puglisi, si può dimagrire anche con la chirurgia? Dunque, l'obesità, come ha detto lei, è un problema in costante aumento. Esiste un livello di obesità, che è quello dell'obesità grave, che vede nella chirurgia una modalità di trattamento efficace e duratura. Gli specialisti chiamano questa chirurgia dell'obesità chirurgia bariatrica, perché si usa un termine così difficile, e che cosa significa? Che cos'è la chirurgia bariatrica? Si deriva dal greco baros, peso, quindi chirurgia del peso che libera il paziente dal peso. In realtà, come dicevo, questa chirurgia bariatrica ha delle indicazioni molto precise. Non tutti gli obesi sono pazienti che devono essere operati. Il trattamento chirurgico è indicato per gli obesi gravi, cioè per quelli che hanno un indice di massa corporea uguale o superiore a 40. Come ha detto l'assessore Fiore, il chirurgo è chiamato a scegliere la strada, cioè la strategia meno invasiva possibile per risolvere ogni singolo caso. Vuol dire che il chirurgo ha opzioni diverse. Vogliamo riassumere le principali? Sì, la chirurgia bariatrica prevede fondamentalmente due linee di trattamento, i cosiddetti trattamenti malassorbitivi, che in ultima analisi determinano una condizione di malassorbimento del cibo ingerito, e i trattamenti restrittivi, che inducono il paziente a una assunzione minore di cibo. Attualmente sono più preferiti i trattamenti più conservativi, quindi i trattamenti di tipo restrittivo gastrico. Certo, anche perché questo tipo di trattamenti è sempre connesso ad un rischio per l'ammalato, un rischio che naturalmente si vuole ridurre al minimo, è così? Certo, perché il paziente obeso è comunque un paziente delicato, perché l'obesità è causa di per sé stessa, e quindi si accompagna a una serie di patologie che sono di tipo cardiovascolare, endocrinologico, respiratorio, osteoarticolare, che rendono ovviamente il paziente obeso più delicato e più a rischio di altri pazienti. Sovrappeso e obesità non sono dei problemi estetici, ma sono dei problemi di salute. Per questo la Regione Puglia ne fa e ne ha fatto un elemento centrale di intervento. Assessore, quindi quella della Regione Puglia è una vera e propria strategia complessa, un piano che fa guerra all'obesità e al sovrappeso. Perché? L'obesità per la Puglia è un rilevante problema di salute. Noi abbiamo una quantità enorme di ragazzi, soprattutto, che sono obesi. Abbiamo il diabete in crescita nella nostra regione, quindi mi sembra evidente che bisogna occuparsi di questa faccenda. E ovviamente il problema non è esclusivamente un problema medico, è un problema legato alle abitudini, agli stili di vita e quindi al comportamento delle famiglie, ad intercettare rapidamente disturbi del comportamento alimentare sin dall'infanzia, quindi coinvolge i pediatri di libera scelta, e poi successivamente una notevole quantità di specialisti, gli endocrinologi, gli psicologi, i chirurghi, come ultima chance quando la obesità è diventata talmente importante per cui non esiste nessun'altra soluzione. Giorgio Milesi, amministratore delegato della Johnson & Johnson, che supporta la Regione Puglia in questo delicato progetto, perché? Purtroppo si tratta di pazienti per i quali un corretto stile di vita e una corretta alimentazione non sono più sufficienti. L'unica soluzione dimostrata scientificamente che risolve il problema è la chirurgia bariatrica. Quindi questo è il nostro. Dottor Milesi, ora in Puglia nasce questo importante centro di riferimento. Quale bacino d'utenza avrà? Allora, innanzitutto invito a visitarlo questo centro. Io l'ho fatto e devo dire che mi rendo orgoglioso
come amministratore di una società che collabora con questo centro. Spesso la sanità meridionale, come dire, viene messa sotto accusa. Sicuramente ci sono tanti problemi, ma devo dire che questo centro è veramente un fiore all'occhiello della regione e della, direi in generale, della sanità meridionale.